Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Guida al Campionato, per la terza giornata del campionato cadetto. Campionato che si sta facendo molto interessante, con alcune sorprese come la capolista imprevista Porto Gruaro e altre conferme come gli a cavallo di Lopiccolo, oltre ad alcuni flop in attesa di smentita. Eh sì, comunque partiamo subito con la prima gara, ovvero quella fra i favoritissimi a cavallo e Real Inchiabrà, ancora alla ricerca della propria dimensione. A cavallo che conferma l'intoto tutti gli uomini ammirati all'opera in queste prime due partite. Dopo aver avuto vita facile la prima giornata, il team di Lopiccolo ha sudato 7 e più camicie per avere la meglio sugli Atletico Scaglione, ma alla fine è riuscita a mantenersi appena dietro la squadra di Sassano capolista. Monica, Monteleone e Lopiccolo rappresentano la colonna vertebrale della squadra ed anche per questa partita ci si affiderà a loro per avere la meglio sui tosti rivali. Per il resto, come anticipato, nessuna defezione. Inchiabrà, dal canto loro, sono apparsi un po' in colore in queste prime giornate, sempre con gli uomini contati e molto differenti dal recente passato in C. La squadra cerca la sua prima vittoria stagionale, ma questa sembra la gara meno opportuna per fare punteggio pieno. Non ci sarà nemmeno il leader difensivo Di Mari, in vacanza in California per 3 settimane. Che culo però! Con le proprie speranze di far bene riposte soprattutto nei piedi e nel cuore del capitano Giustiniano Dario, con Scarpuzza tra i pali, Battaglia in difesa e l'altro Giustiniano, Oscar, in mezzo al campo. Il quinto uomo sarà un nuovo innesto segreto. Vabbè dai, dillo, non scherzare. No, il cognome è segreto. Comunque, esame di maturità per il Porto Gruaro di Mancino, che a sorpresa contro tutti i pronostici si ritrova a guida del campionato su squadroni come AC Progress e a cavallo. Di fronte ad essi questa settimana ci saranno i Naposus, altro bel gruppo ambizioso che ha la potenzialità per far cadere l'attuale capolista. Porto Gruaro che, nonostante l'apparente inesperienza dei propri singoli, praticano un bel gioco puntando molto sulla forza del gruppo, che fa spogliatoio, e non si affida a nessun uomo in particolare. Tuttavia, gente come Russo, Maggio e Colella, Lezio o Balotelli per gli amici, sta facendo la differenza, correndo ogni singola gara il doppio dei difensori avversari. Per restare con i piedi per terra, l'obiettivo dichiarato della squadra resta ancora la salvezza, ma continuando così potrebbe diventare presto l'accesso ai playoff. Sul versante opposto, gli uomini di Cilano sanno di avere le qualità per far bene e possono contare sul gruppo al completo per questa gara, che potrebbero proiettarli ancora più in alto in classifica. Moioli, sinora, si è dimostrato il vero trascinatore di questa squadra, con 7 gol realizzati che gli valgono al momento la palma di miglior bomber del campionato, seppur da condividere con altri ragazzi. Più che positivi anche i nuovi innesti di Danna tra i pali e Gebbia a dare le giuste geometrie a centrocampo, mentre degna spalla di Moioli sarà ancora Trifirò. È uno dei big match di giornata quello che vede opposte due fra le squadre dette dei media favorite per la promozione alla massima serie. A sfidarsi AC Progress e Real Marturano. Al momento testa coda di classifica, ma ovviamente è ancora presto per parlare e le squadre devono ancora consolidare i propri obiettivi stagionali. AC Progress che occupano ora come ora un posto di primo ordine nella classifica, appena dietro la sorpresa Porto Gruaro e alla superpotenza a cavallo. La squadra appare completa in ogni ruolo e per questo motivo l'avvistamento del capitano Cinale Campetti del Sole per consegnare una documentazione desta grande curiosità. Ma basandosi su ciò che questa squadra ha già fatto vedere, ecco che sarà la coppia delle meraviglie Miceli Cavallaro a riscuotere le maggiori attenzioni. Entrambi capocannonieri provvisori del campionato, i due sono riusciti a buttarla dentro già 14 volte in due. Per il resto, la difesa appare copertissima con la coppia di centrali Abate Pinto ed il gregario Caminita a supporto, ma orfani del capitano infortunato su una caviglia. Real Marturano che invece devono svegliarsi dal torpore che li ha colpiti ed ingranare cercando punti già da questa fondamentale sfida. Per non essere più la favorita alla promozione diretta solo sulla carta, un po' come l'Inter. Tutti presenti all'appello con Barlotta difeso dal capitano De Ioma, Dacek e Tamayo e l'attacco nei piedi di Bassano e Cannizzaro ispirati da Dasdia. Aiella ancora out assisterà allo spettacolo dalla panca.
Partita tutta da seguire è quella fra il Newcastle di Giuseppe De Lorenzo e gli Acetamobili, con questi ultimi un po' rimaneggiati per alcune assenze importanti. Newcastle che dopo il primo successo stagionale contro i The Fighters vogliono dare una certa continuità ai propri risultati. Il gioco messo in mostra in questi primi scampoli di stagione fanno entrare di diritto il team fra le favorite per la vittoria finale del campionato. Cambiamento radicale rispetto all'anno passato, dovuto soprattutto ad alcuni innesti fondamentali. La nostra forza è il gruppo, nessun trascinatore, abbiamo tutti una mentalità vincente. Queste le parole rilasciate dal portierone bianconero Nelson Flaccomio in un'intervista per Radio Italia Solo Musica Interschool, che rendono certamente chiaro il concetto. Tutti presenti per questa sfida, con l'inserimento del tassello mancante Claudio De Lorenzo, che dovrebbe aver ottenuto il transfer. Per Riaccetta invece tira un'aria pesante attorno al gruppo, con la squadra penultima in classifica e a secco di punti, che oltretutto ha messo in mostra un gioco da migliorare sotto molteplici aspetti. Questa però non sarà la sfida più adatta per vedere all'opera i veri Acetamobili, considerando le pesanti assenze del goleador Panno, unico che finora si è salvato dal terremoto, e del capitano, entrambi assenti per viaggio di piacere. Tuttavia rientra il difensore Nicotra a fornire maggiore solidità al reparto difensivo, con la squadra che si vocifera abbia chiesto la concessione dell'articolo 11 per schierare il portiere del Real Team di Bella, probabilmente non tra i pali, ma in mezzo al campo. Partita difficile da pronosticare è quella fra i Darkside e gli Atletico Scaglione, due squadre dotate di un buon organico, ma che devono ancora dimostrare tutto il proprio potenziale. I ragazzi di Manuel Maiorca, dopo la goleada subita dagli a cavallo, hanno a loro volta, seppellito di reti gli Acetamobili in una sfida che ad alcuni aspetti positivi ne ha contrapposto altri abbastanza negativi. Se l'attacco infatti pare abbia ingranato la quinta marcia, la difesa sta facendo molta fatica con gli eccessivi 16 gol presi in due partite. Tuttavia, il problema pare solo una questione di meccanismi difensivi, con gli ottimi cannonieri Puglisi, Caporrima e Pitarresi, che devono necessariamente ripiegare più spesso in difesa, dar manforte e rocciosi Meli e Maiorca, spesso isolati. Comunque per questa sfida non si registra alcuna defezione all'organico. Per quanto concerne la truppa di Maniscalco, la prima vittoria stenta ad arrivare, nonostante la squadra abbia mostrato un ottimo affiatamento collettivo. Nella sconfitta contro la corazzata a cavallo è probabilmente mancata un po' di fortuna e dopo il pari contro i Naposus alla prima, adesso potrebbe proprio essere giunto il momento di smuovere la classifica. Per questo appuntamento non ci dovrebbe essere il leader difensivo Bosco, assenza che potrebbe pesare, ma d'altro canto il recupero di Mineo e il possibile innesto di Cassone, ammirato già al sotto le stelle, fanno dormire sonni tranquilli a Fiorella e compagni. Per il resto si punta molto sui cugini Pollani. Ultima gara della quale ci occupiamo è The Fighters e Triple Express. Al momento potrebbe apparire come uno scontro salvezza, ma è ancora troppo presto per dirlo, e già dopo questa gara molto potrebbe cambiare. The Fighters, che tutto sommato hanno iniziato benino il campionato, con una vittoria e una sconfitta, comunque contro gli ambiziosi Newcastle di Garaffa e Cillari. Un successo in questa partita significherebbe stazionare nella zona playoff e quindi sarebbe un inizio migliore delle attese. La squadra di Cirringione e La Mattina cerca il riscatto dopo una sconfitta. I due leader carismatici sono apparsi furiosi e perciò non si esclude qualche cambiamento tattico. Tutti disponibili da De Lisi tra i pali, al buon Tortorici in mezzo al campo, al discreto Fennec di punta. Triple Express, che è inutile girarci intorno, hanno cominciato col piede sbagliato il campionato, incassando troppi gol, mostrando una condizione approssimativa ed un approccio svogliato agli impegni. Si punta molto sui nuovi innesti di Ferrante e di Di Maio, con il primo volenteroso all'esordio ed il secondo un po' meno. Per il resto, probabile il recupero del fantasista Cipolla, che si spera non faccia piangere i compagni ma gli avversari. Comunque, con questa ultima battuta la puntata è terminata. Forse ci siamo anche dilungati un po' troppo, ma questo bel campionato sta coinvolgendo anche noi. Un saluto dai vostri cari presentatori Marti e Nanni. Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci.